Come si ci può proteggere quando i mercati scendono? Come posso andare a creare strategie di hedging? Come funzionano le opzioni? Come funziona lo short selling sui mercati delle criptovalute? Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di un exchange che sto provando da qualche settimana proprio per la vastità di strumenti derivati che ha nel portafoglio, quindi che dà la possibilità al trader di utilizzare veramente tantissimi strumenti derivati. Questo exchange, secondo me, è dedicato ai trader pro e soprattutto ai trader che vogliono avere uno spettro di strumenti e di utensili nelle mani in grado di gestire diverse situazioni di mercato. L'exchange in questione è Delta Exchange, un exchange veramente piccolino che sta nascendo proprio in quest'anno, quindi tra i top progetti secondo me del 2021 come logica. Lo andremo a vedere oggi, vedremo tutto quello che sono i servizi che dà questo tipo di exchange, come possiamo utilizzarlo per andare a implementare la nostra attività da trader e investitore, e poi quali sono i pro, quali sono tutti i contro, ovviamente l'ente di ingrandimento, e vai con Liscio. Ok ragazzi, allora Delta è uno di quegli exchange che mi è stato consigliato da un iscritto alla mia academy, e quindi io, come sempre, quando qualcuno di loro mi dà delle dritte le vado a spulciare. Allora, questo è un exchange intanto che lavora praticamente al 90% sui derivati, ragazzi, quindi non è adatto a chi vuole acquistare criptovalute per poi prendersele, mettersele nel ledger o nel portafoglio privato, volete tenere la chiave privata. Questo è un exchange per trader soprattutto e per chi vuole operare andando a creare anche delle strategie complesse di copertura. Ci sono anche le strategie robotiche già implementate dalla piattaforma, quindi è per gli amanti dei derivati. Questo è importantissimo da andare a specificare. Allora, intanto la prima cosa che sono andato a fare quando guardo questi exchange, ovviamente, è fare un po' un'analisi di quella che è l'affidabilità, ragazzi, perché quando utilizziamo degli exchange che sono piccoli o sono progetti appena nati, ovviamente la questione legata all'affidabilità, la questione legata al discorso di dove sto mettendo i miei soldi è fondamentale. Nella pagina classica Batas ovviamente andiamo a vedere quella che è la mission dell'azienda e soprattutto un po' il team e quelli che sono stati gli investitori. Allora, ci sono pro e contro anche in questo, perché intanto per quanto riguarda la vision ovviamente viene specificato in maniera estremamente evidente che vogliono diventare il top global cryptocurrency exchange di derivati, ragazzi, e quindi questo mettetevelo in testa, ve lo ribadiscono anche qui. Poi la questione legata invece agli investitori. Beh, gli investitori mi hanno lasciato abbastanza stupito, perché ci sono questi investitori istituzionali che secondo me aumentano anche un po' quello che è l'affidabilità del progetto di per sé. Poi ci sono anche i founders, andateveli a leggere ovviamente. Io preferibilmente quando analizzo questo tipo di piattaforme nuove per questioni legate all'affidabilità eccetera, mi interessa anche andare a vedere come si muove la liquidità, ma ne parliamo tra poco. Ok, andiamo a parlare dei pro dell'exchange. Vi faccio vedere tutto quello che è la vastità incredibile di prodotti che hanno messo su, e perché mi è piaciuto veramente tanto per gli amanti come me ovviamente del trading e delle strategie da mettere in atto. Questi sono piattaforme, ragazzi, che veramente sono una manna dal cielo, quindi spero ovviamente che possa continuare, diciamo, il suo sviluppo. Allora, andiamo a vedere intanto una questione interessante, cioè il fatto che sotto i vari menu vedete che ci sono una serie di possibilità, una serie di servizi. Quindi intanto uno dei pro principali è la presenza di futures un po' veramente su tantissimi cambi, quindi tantissime cripto, perché non è soltanto la questione legata a BTC, ma sono veramente tanti, ragazzi. Guardate, qui ci sono futures anche su diverse criptovalute, un po' come FTX. Ci sono i perpetual, ci sono quelli che invece sono i future a scadenza. La questione funding la tratteremo tra poco, perché è stata proprio quella la chiave che mi ha fatto prendere in considerazione questo exchange, perché il funding è il più basso
di tutti quelli che io ho testato finora, quindi è un po' quello che mi è piaciuto tantissimo. Insomma, veramente ragazzi, tantissimi futures, ma guardate qui il tab delle option. Quindi a chi è un amante delle opzioni, so che le trattiamo poco sul canale, ci sono le opzioni sul Solana, ragazzi. Allora, sono magari un po' meno liquide di quelle di BTC ed ETH, però abbiamo le opzioni un po' su una serie di cripto, anche BNB per esempio. La situazione legata agli strumenti disponibili, diciamo, è veramente molto alta. Ovviamente le option su BTC sono sicuramente quelle più elevate, perché poi quelle magari sugli altri sono un pochettino diverse, magari hanno più liquidità quelle classiche a scadenza, diciamo più lunghe, eccetera, quindi queste vanno viste. Poi abbiamo anche il mercato spot, ma vedete che il mercato spot è molto piccolo, quindi solo appunto per fare dei leggeri cambi, non è un exchange adatto al mercato spot. Poi abbiamo i Move, che mi piacciono tantissimo, li ho già spiegati quando ho parlato di FTX, anche quelli, cioè gli indicatori relativi alla volatilità, ci sono anche sul link su BNB, oltre che ETH e BTC. Gli spread, che sono delle particolari funzioni legate alle opzioni, insomma non ve li spiego qui ragazzi, e poi gli IRS, quindi legati ai tassi di interesse. Allora, queste sono un po' tutto quello che è la questione legata ai tanti prodotti presenti di natura derivata su questo exchange. Poi ci sono altre cose, altri pro, cioè le strategie di investimento che loro hanno, che sono Robo Strategy, Yield Strategy e poi lo Staking Pool. Ne parliamo tra un poco, perché queste sono un pro e un contro. Ovviamente bisogna essere estremamente bravi a comprendere quello che fanno questo tipo di strategie. Alcuni sono su arbitraggio, altri sono invece sulle 20 coin, per esempio sul momentum. Se andiamo a prendere questa qui, per esempio, vi spiega anche che cosa fa la strategia, basta cliccare. Ok, ci siamo. Intanto si può vedere, per esempio, quella che è l'equity curve della strategia, e questo è molto importante, è una specie di trading system, quindi prima di andarla a sottoscrivere. Però poi qui nella description vi spiega totalmente quello che fa la tipologia di strategia. Ci sono poi le performance, le management fee, che sono tutte a zero in questo momento, perché ovviamente l'exchange è alla ricerca di liquidità. Poi ci sono i yield strategy, che sono le classiche impostate sulle opzioni. Questo tipo di strategie sono costruite prendendo le opzioni e costruendo delle strategie in opzioni, quindi in questo caso sono covered call o sell put. Insomma, ci sono delle strategie in opzioni che ovviamente, ragazzi, bisogna essere un po' formati per comprendere queste cose, quindi vi sconsiglio di utilizzare queste strategie se non avete chiaramente formazioni. Poi ci sono le staking pool, relative invece alla BTC, il DETO, che è il loro token. Non ne parliamo oggi perché ovviamente è un token piccolo ancora, una market cap molto piccola, quindi BTC, ETH e USDT, che sono staking pool. La questione legata alle pool vi fa vedere già quello che secondo me è il principale contro di questo exchange, cioè in una TVL di 48 milioni, quindi molto molto piccola, perché l'exchange appunto in questione è piccolo. La questione legata all'essere appunto l'exchange piccolo è un pro e un contro. Vediamo anche il pro, perché ragazzi, quando questi exchange vogliono crescere, sono nati da un annetto e quindi vogliono andare avanti, cercano sempre liquidità, quindi vi fanno sconti, vi fanno le fee, ci sono i tassi di interesse giusti. È un po' una scommessa, no? A dire ok, questo exchange continua, sta andando verso la strada giusta, proviamo a dargli fiducia, no? È un po' questa la questione. Poi se va bene magari si hanno degli sconti particolari, soprattutto all'inizio, che sono veramente molto molto ghiotti. Poi c'è una cosa che secondo me è utilissima e spesso viene sottovalutata, cioè la possibilità di avere il mock trading. Il mock trading è la piattaforma testnet, ragazzi. Allora vi faccio vedere la piattaforma testnet. Io ho 82.000 dollari, allora mi hanno dato 1.000 dollari più un BTC e 10 ETH per fare i vari test e provare tutta la piattaforma. Allora, vi dovete registrare nuovamente per la piattaforma testnet, ma poi ovviamente potete utilizzare, fare tutte le prove, verificare un po' tutto quello che fa la piattaforma, eccetera. Ovviamente nella testnet i volumi sono decisamente inferiori rispetto a quelli che si hanno poi nella piattaforma regolamentata. Infatti vedete le shadow, per esempio, anche su Bitcoin. Quindi ricordatevi che questo tipo di operatività in testnet di questi exchange serve solo a conoscere la piattaforma, quindi premere i bottoni, vedere come funzionano gli ordini condizionati, senza fare danni sui soldi veri, sul vostro portafoglio. Ma non serve per vedere le reali risposte del mercato, perché
la liquidità presente nelle testnet è assolutamente molto bassa, quindi avrete slippage, ingressi sbagliati, quindi assolutamente non vanno usate per fare dei test sulla strategia. Per fare test sulla strategia utilizzate la demo paper trading di TradingView, è gratis, è veloce, semplice e va benissimo. Mentre questo tipo di testnet sono utili per testare, appunto, per conoscere, diciamo così, la piattaforma di questi exchange. Veniamo ai pro principali. Come vi dicevo prima, la questione legata al fatto che sono un piccolo exchange che sta emergendo, pensate un po', fanno in pratica circa un cinquantesimo dei volumi di FTX, ragazzi, quindi giusto per intenderci, quindi sono un exchange veramente al momento nascituro, proprio piccolino. E soprattutto però proprio per questo cercano liquidità, quindi cercano liquidità per riempire gli scambi, quindi tantissime offerte esagerate, ragazzi. Allora, e questo è molto figo. Allora, intanto, fino a 30k di trading bonus, i classici credits, i trading credits che vi fanno operare praticamente gratis, e se avete poi profitto riuscite anche a prelevare il cosiddetto profitto, ragazzi. Ci sono dei sistemi particolari e che tra l'altro rendono la cosa non troppo facile. Questo è un bene, ragazzi, perché quando ci sono queste promo e vi regalano soldi come se fosse niente, c'è qualcosa che non va. Invece in questo caso non è così, vi fanno adoperare la piattaforma, ma poi scalano quello che è il vostro credito e potete prelevare il credito quando avete scalato tutto quanto, quindi non vi regalano soldi. Questo non è, è bello per l'utente, magari non è visto bene, ma significa che l'azienda in questione o chi sta operando dietro non ha le mani bucate, non sono psicopatici e quindi cercano comunque di gestire un business. Questo è sinonimo di serietà, ragazzi, che è la cosa principale in questo tipo di exchange che sono appunto piccolini. Vi lascio anche questo link legato alle offerte perché ce ne sono tantissime. Con tutte le offerte che potete avere, potete cercare di utilizzare. Se volete utilizzare la piattaforma, io vi lascio come sempre il link in descrizione per provare e testare Delta Exchange, ragazzi. Mi date anche una mano con i ref come sempre e ci sono tutte queste super offerte di rewards che vi assicuro è bene anche utilizzare. Veniamo poi al secondo pro gigantesco, le fee e soprattutto la colonna del funding. Quando si parla di exchange legato a quello che è il mondo dei derivati, il problema principale è il funding quando voi andate a operare, perché gli broker e gli exchange di derivati ogni tot ora, per esempio FTX ogni ora vi applica il funding. È un funding solitamente che incide un bel po' sulla vostra operatività. Allora, tutti gli exchange hanno il funding, anche Binance quando si potevano fare i derivati in Italia, poi non so fra quanto tempo sarà ripossibile farlo anche su Binance. FTX stessa cosa, ragazzi. Delta Exchange ha anche il funding, Prime XBT ha il funding, ma il funding di Delta è basso. Quindi questo è stato il pro che mi ha detto ok, andiamo a spulciare questo exchange, ragazzi, perché vi faccio vedere quello che è il funding relativo a Delta. Ok, ho ingrandito il tab giusto per mostrarvelo, ragazzi. Allora, BTC, questo è il future di BTC perpetual, quindi lo swap perpetual di BTC, e qui nella colonna troviamo il funding rate per 8 ore di periodo. Vi applicano il funding di 0,01% per 8 ore, quindi per una giornata sarà il funding di 0,03%. È il più basso mai visto. Solitamente il funding relativi alla future perpetual delle cripto è 0,2, 0,3 o addirittura anche 0,5, più alto al giorno. Questa cosa non è il massimo, anzi impatta in maniera estremamente negativa sull'operatività i multi-day, non intraday, perché per esempio nell'intraday si può utilizzare Prime XBT che è il funding solo alla fine della giornata, mentre in questo caso noi abbiamo la possibilità di switchare, quindi con più giorni, la nostra operatività nei future senza avere un grande problema in termini di funding, perché ci costa solo lo 0,03. Questo cambia, ovviamente dipende dalla domanda tra gli short e i buy, e questo è sempre così, va guardato ogni volta, ragazzi, il funding, però veramente è assolutamente molto molto basso. Poi c'è la questione legata alle fee, che invece sono concorrenziali un po' con tutte le altre, quindi sono assolutamente delle fee in linea.
per quanto riguarda i futures, i Tiger 0,05, 0,02 se siete maker, ovviamente le solite, ragazzi, non sono diverse dagli altri exchange, sono basse e sono assolutamente concorrenziali agli altri, quindi il plus secondo me principale di Delta per l'operatività in termini di derivati sono le commissioni di funding, veramente molto basse. Andiamo ai contro della, dell'exchange. Allora, secondo me il contro di questo exchange è uno ed uno soltanto, è giovane. Non ne ho visti altri. Allora, io sto utilizzando la piattaforma da qualche giorno per vedere se tutto funziona alla perfezione. Sinceramente non ho trovato slippage rispetto agli altri exchange, non ho trovato grandi problematiche. Ho già avviato anche un'analisi per collegare l'exchange alle API con i miei trading system, perché voglio metterlo sotto stretta osservazione con le API, perché su Delta si possono anche automatizzare tutte le operazioni attraverso le interfacce esterne, quindi le API, e questo lo proverò per vedere un po' quello che va a combinare. Mi piace il fatto che sia anche modificabile la leva finanziaria, quindi con il solito slider che c'è anche su FTX. Liquidità, questa è il grande problema, diciamo il grande contro di questo tipo di exchange: poca liquidità. Giustamente, quando un exchange è all'inizio, quello che fa è attirare, cercare di attirare il più possibile la liquidità. Se ci riesce e si afferma come exchange poi principale, chiaramente tutto va per il verso giusto. Quindi dal mio punto di vista questo è l'unico contro, ragazzi, che ho visto su questo exchange. Poi hanno il KYC, quindi non c'è la problematica legata al KYC, anche se la parte di regolamentazione ancora non è stata sviluppata in maniera precisa, quindi secondo me non ha una regolamentazione precisa in tutti gli stati. Insomma, è un exchange indiano, questo è il motivo secondo me per il quale questa piattaforma ha la parte informatica così sviluppata, proprio perché si sa che in ambito India gli informatici sono top level, quindi secondo me anche questo è particolare. Insomma, il fatto che sia indiano, diciamo, è anche una cosa estremamente simpatica. Utips per la questione liquidità, perché la questione liquidità secondo me va monitorato. Allora, io quando provo e testo questi nuovi exchange che mi danno funzioni estremamente evolute, la prima cosa che faccio è intanto andare a comprendere quello che sto facendo, quindi sto mettendo delle cripto o delle liquidità in un exchange che è piccolino, quindi può succedere qualsiasi cosa. Quindi questo lato rischio, ragazzi, ricordatevi, non sono così finanziari, badate bene a queste cose, perché nei settori criptovalute sono molto importanti. Secondo punto relativo a questa questione: non si possono depositare fiat al momento, o comunque io non ho visto la possibilità di depositare fiat al momento. Quindi si possono depositare queste criptovalute BTC, USDT ed ETH, ovviamente i DETO sono tradati solo ed esclusivamente nel loro exchange al momento. Quella che secondo me è la variabile a questo punto importantissima da monitorare costantemente è questa qui, ragazzi, cioè i volumi scambiati per 30 giorni. Questa è la variabile che bisogna andare a controllare, quindi se voi volete provare questo tipo di exchange che dà veramente una serie di servizi innovativi e dargli anche fiducia, questa è la variabile che dovete tenere d'occhio. Questa deve salire pian piano, salire, salire. Più sale, più l'exchange diventa affidabile, stabile, e tutto è tranquillo, non ci sono problemi. Altra cosa che bisogna sempre guardare quando si utilizzano exchange di questo tipo è la valorizzazione del loro token, perché hanno un token, ve lo faccio vedere, è presente soltanto su CoinGecko. Allora, ecco qui il token di Delta, lo trovate su CoinGecko e e qui c'è la capitalizzazione, quindi questo va assolutamente anche ad essere guardato secondo me, ma io principalmente quello che farò è guarderò questo trading volume, perché è importantissimo, insieme anche a quello che è la parte dello staking, e cioè della quantità di total value locked, TVL, presente in questo staking. Se questa quantità va a salire, allora tutto fila liscio, compreso ovviamente anche i sottoscrittori. Va bene, allora news, nuovo exchange e nuova features per i trader del mercato cripto. Vediamo dove finisce questo exchange, dove va
e soprattutto se continua a dare grandi soddisfazioni. Io continuo a fare trading anche nei prossimi mesi, quindi testerò tutto quello che è anche la questione legata all'assistenza. Per esempio, ho già aperto un ticket per farmi spiegare delle cose e voglio vedere entro quanto rispondono. Insomma, mi piace fare un po' queste cose, ragazzi, perché è l'unico vero modo di andare a testare queste piattaforme. Allora, chi di voi l'ha provato può scrivermi nei commenti cosa ne pensa. Vi lascio il link in descrizione, mi date una mano con i ref, quindi giù a cliccare se volete provarlo. Vi ho spiegato un po' tutto, ci sono tante altre funzioni che poi vanno spulciate, cosa fa il Deto, cosa fanno, avviato ovviamente il trade farming per fare volume, ragazzi, proprio adesso, quindi siamo proprio all'inizio, diciamo, molto bella questa cosa. E poi voglio anche provare le strategie sulle opzioni, quindi queste cose magari, se piace, ne parleremo più in là. Per oggi è tutto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!